Google University. Ma che cos'è questa Google University? Bene, cerchiamo di capire adesso insieme cosa esattamente significa questo annuncio planetario dell'arrivo della Google University. Capirete subito che andiamo a ridurre il tutto a quattro semplici percorsi, i cosiddetti Google Certificate. C'è un percorso in IT, quindi Information Technology, c'è un percorso in Project Management, c'è un percorso in User Experience, UX, e c'è un percorso in Data Analysis. Quattro percorsi. Percorsi che, secondo il loro annuncio, dureranno 6 mesi e prevedono alla fine un certificate che per loro sono e saranno equivalenti a un titolo universitario. Ma cosa significa? Che chi farà questi percorsi potrà candidarsi ad un lavoro sia all'interno della Google o delle organizzazioni che gravitano intorno a Google o che sono proprietà di Google. E queste riconosceranno questi titoli. Ma badate bene, più che riconoscere i titoli, riconosceranno le skills reali. Non basterà prendere solo il titolo, basterà poi saper, bisognerà saper fare le cose. E quindi dov'è il vantaggio? Il vantaggio è che se voi avete in mente, se il sogno della vostra vita è di lavorare in Google o in una delle organizzazioni satelliti di Google, ha senso pagarsi la formazione per poi farsi assumere. Ma se invece volete formarvi in una professione della data economy che vi apra a 360 gradi le opportunità presso qualunque tipo di organizzazione, allora in questo caso sarebbe opportuno rivolgersi a realtà come la Geeks Academy, che già da 5 anni fanno ed offrono percorsi di formazione di 3, 6 o 9 mesi e permettono anche di avere un collegamento poi con le aziende presso le quali si va a fare la formazione aziendale assistita. Dov'è il vantaggio in questo caso? Che non si studia solo su tecnologie gradite a Google o alle organizzazioni satellitari di Google, ma si studiano tecnologie valide e gradite alle aziende, organizzazioni di tutto il mondo. Ecco, questo è secondo noi il punto da tenere a mente. Google apre finalmente o sdogana finalmente percorsi che non siano per forza di tipo universitario. Così come abbiamo fatto noi da 5 anni. Se volete un percorso tecnico, si può anche fare dei percorsi alternativi all'università. Se poi chiaramente si può diventare medico o altri tipi di professioni che richiedono un percorso quinquennale, l'università resta valida. Ma per percorsi di tipo tecnico, in particolare legati alle nuove professioni della data economy, quello che è importante è il saper fare, quindi le hard skills, certificazioni laddove presenti. La Geeks Academy è centro accreditato EXIM, quindi un centro di certificazioni internazionali, e queste servono a chi fa colloqui di lavoro per acquisire immediatamente contezza delle vostre capacità tecniche. Quindi ringraziamo assolutamente Google che ha tracciato un percorso a livello globale pur in presenza di esperienze come quella di Geeks Academy che avevano già iniziato 5 anni fa a erogare questo tipo di percorsi. E questo soprattutto aiuterà tanti ragazzi che non possono permettersi di aspettare 3 o 5 anni prima di entrare a lavorare. Quindi 6 mesi, confermiamo, sono più che sufficienti per acquisire competenze e quindi poi lavorare, perché la vera crescita, il vero studio si farà poi in azienda, dove ci sarà la cosiddetta verticalizzazione professionale e si impareranno in profondità alcune skills richieste da quell'azienda. Ma prima di entrare in azienda bisogna avere una base di skills e di competenze ampia in modo tale da poter incontrare le esigenze di quell'azienda, dell'altra azienda e così via. Quindi il nostro augurio qual è? Scegliete percorsi di formazione professionale tecnici che siano di 6-9 mesi ed entrate subito a lavorare.
verticalizzare ci sarà tempo. La data economy ha bisogno di profili professionali. In Europa c'è un gap di 900.000 figure che mancano all'appello, le aziende non sanno dove trovarle. E la crisi Covid-19 ha accelerato questa digital transformation e i prossimi mesi vedranno un calo di offerte di lavoro nelle professioni tradizionali e un aumento di richieste in ambito data economy. Quindi decidete anche voi di stare dalla parte giusta della storia. Scegliete Geeks Academy. Vi aspettiamo. Stay geek.